Ben ritrovati con Vera Mattina, torniamo alla BIT di Milano dove la nostra Jessica Balestra ci stava mostrando lo stand della Regione Marche e ha un ospite. Jessica, a te. Sì, rieccoci di nuovo insieme, cara Stefania, siamo in compagnia del direttore di ATIM Marco Bruschini per fare un po' il punto di quella che è stata la giornata di ieri, una giornata importante per le Marche. Ve lo aspettavate questo successo? Certamente, perché le Marche sono comunque protagoniste nel settore del turismo, ieri l'abbiamo dimostrato, abbiamo avuto per due volte la presenza del Ministro del Turismo, abbiamo avuto il sottosegretario Albano, il Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, sia in conferenza stampa sia nello spazio del firmamento stellato dove abbiamo presentato le ricette rossiniane. E abbiamo anche gustate, dobbiamo dire la verità. Sì. Siamo riusciti a gustarlo grazie a questo nuovo soppalco di 90 metri quadri che quindi ha dato la possibilità agli chef di fare tre turni e quindi tutti hanno potuto gustare le nostre ricette. E oggi diciamo la dieta la rimandiamo a domani perché cucineranno di nuovo i nostri cuochi dell'Unione Regionale Marche. Sì, oggi avremo Vinci Sgrassi e poi Faraona, quindi anche oggi possiamo assolutamente gustare queste grandi eccellenze dell'enogastronomia marchigiana. Come vedi, cara Stefania, ci trattiamo bene, ci trattano molto bene qui alla BIT, grazie sempre ad ATIM e alla Regione Marche. Direttore, abbiamo parlato prima un po' anche dei flussi legati alle presenze e agli arrivi. Si è fatto, se possibile, nel 2023 ancora meglio dell'anno precedente, anche grazie diciamo, alle nuove rotte che ci collegano con le principali capitali europee. Se insomma possibile, oltre diciamo, a quelle più note, quindi Parigi e Londra, anche dall'est Europa. Sì, i voli sono alla base dello sviluppo turistico di una regione e di un territorio. Se ci sono compagnie serie, i voli sono seri e sono sempre pieni. Quindi noi abbiamo avuto questo volo Ancona-Parigi che ha segnato un più 15% dal mercato francese e poi il volo su Cracovia che ci ha fatto segnare un più 30% dalla Polonia. Quindi questo significa che si sono attivati flussi e questi flussi restano ovviamente nel tempo e hanno fatto sì che i turisti stranieri abbiano avuto un incremento del 12% nel 2023. Questo è un grande successo. Grazie, grazie al direttore Marco Bruschini, ci vediamo più tardi naturalmente, noi continuiamo il nostro giro cara Stefania se vuoi perché si stanno un po' azionando tutti i motori, vorrei portarti proprio con una personalità che conosciamo bene, tra l'altro un amico del Piceno e di Vera TV, vediamo se hai capito di chi sto parlando. Diamo il benvenuto a Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto, che ieri ha portato in uno dei 51 panel a disposizione qui nello stand delle Marche le bellezze del Piceno e soprattutto i carnevali storici, che non è soltanto quello di Offida, ma ne sono ben quattro. Quattro, sì, abbiamo presentato i quattro carnevali storici, quello di Offida che è diciamo, il più conosciuto, quello di Ascoli Piceno, ma anche gli Zanni di Acquasanta, Pozzo Umito, due frazioni di questo territorio, e i Moccoli di Castignano, quindi un bellissimo evento. Abbiamo avuto la possibilità, oltre ai quattro sindaci, ma anche di avere qui le maschere rappresentative dei loro territori, quindi abbiamo rappresentato anche i 500 anni del Carnevale di Offida, che naturalmente in questa settimana ci allegrerà e sicuramente rallegrerà tutto il territorio, non solo Piceno, ma che sia a livello regionale che quello nazionale. Quindi è una bellissima vetrina che ieri abbiamo portato alla BIT, che è la fiera mondiale, e oggi porteremo il sistema museale Piceno, questa è la nostra rete che abbiamo creato all'interno del territorio Piceno. Prima ci confrontavamo sui dati, anche per fare il punto della giornata di ieri che ha visto la presenza non solo degli addetti ai lavori, quindi dei vari tour operator ed agenzie di viaggio, gli stakeholder come si definiscono nel genere, ma anche dei cittadini, quindi era una prima giornata aperta al pubblico. Come è andata e soprattutto tra italiani, stranieri, chi si è avvicinato di più, quali le richieste? Allora, diciamo, ieri è stata, come diceva lei, è stata aperta anche al pubblico, oltre ai tour operator, quindi è stata
pienissima e abbiamo lavorato tantissimo, tant'è che tutta la giornata da ieri mattina alle 8:30 fino a ieri sera alle 18:30 all'uscita ci sono stati tantissimi italiani, tanti stranieri, oggi sicuramente saranno più stranieri perché è quella dedicata ai tour operator, ma nello stesso tempo tutti hanno apprezzato il territorio piceno, quindi noi abbiamo cercato di rappresentarlo e soprattutto le richieste maggiori che sono arrivate è quella dei cammini e quello delle bike e soprattutto dei grandi borghi del nostro territorio, quindi speriamo che questo ci dia la possibilità quest'anno di avere tantissimi turisti anche nel nostro territorio e quindi ecco, diciamo che l'input che ci è stato dato di lavorare anche sui cammini che è stato quello più richiesto dai cittadini e anche da coloro che ci hanno visitato. Grazie. Bene, grazie al presidente del BIM Tronto Luigi Contisciani, buon lavoro, lo lasciamo grazie al suo lavoro Jessica. Che è davvero abbastanza importante come immaginerai Stefania, proprio sui dati del turismo. Un altro aspetto che prima non ho detto è legato alla destagionalizzazione, perché se è vero che i numeri più importanti si sono registrati nei mesi canonici, quindi in alta stagione, luglio, agosto, è altrettanto vero che gli stranieri preferiscono prenotare, soggiornare, arrivare nelle Marche nei mesi di bassa grazie, stagione, quindi questo è importante quando si parla di destagionalizzazione. Tutti gli ulteriori aggiornamenti, ricordo, ve li daremo nell'edizione delle 13 del nostro TG Marche. Chiudiamo con la nostra Jessica Balestra, che ringraziamo per gli aggiornamenti e le interviste. Dovremo avere invece ora un aggiornamento ulteriore dal territorio fermano, dove è in corso la protesta dei trattori. Oggi potrebbero verificarsi anche disagi sul fronte della viabilità, sia nel pesarese che nel fermano. Vediamo se è pronto il collegamento, così cerchiamo di capire come sta andando. Buongiorno Donatella. Buongiorno Stefania. Sì, sono qui a Santa Maria a Mare, diciamo vicino alla rotonda della A14 a sud di Porto San Giorgio. Da stamattina alle 8 è partita la cosiddetta adunata dei trattori e è partito proprio poco fa con un po' di ritardo rispetto alla tabellina di marcia che era prevista per le 9:15, il primo corteo che si è diretto in questo caso verso nord, quindi il cosiddetto corteo Lumaca che sta bloccando la statale. Le file sono appena defluite da qui e si sono spostate un pochettino più avanti. I mezzi sono davvero tantissimi perché sono circa 200. E la protesta continua forte a far sentire la propria voce per quello che è il problema dell'agricoltura, ma un problema che poi investe tutti noi in quanto consumatori, perché poi comunque il cibo prodotto dall'agricoltura italiana è quello che insomma mangiamo tutti, e quindi è una protesta che sicuramente trova la solidarietà del cittadino e del consumatore. Alcuni sono stati qui anche pur non essendo addetti all'agricoltura, con me c'è un agricoltore di Fermo che è Paolo Bordoni, che salutiamo, che appunto ci porta avanti quelle che sono le istanze degli agricoltori che continuano a manifestare e a far sentire la propria voce per quelle che sono le nuove direttive europee e quello che potrebbe anche essere, oltre insomma il nemico che, di cui stavo appena parlando col signor Paolo, il nemico a livello meteorologico, perché chiaramente l'agricoltura ha questo grave problema quest'anno in modo particolare, ma poi ci sono tutte le direttive che stanno assolutamente attanagliando il settore, quindi la mobilitazione continua. Il prossimo corteo partirà tra circa 40 minuti e sarà diretto in questo caso a sud verso Pedaso, quindi l'obiettivo è quello di bloccare tutta la statale 16 in direzione nord e in direzione sud partendo da Porto San Giorgio. Bloccare no, si cerca di rallentare. Fare le cose un po' con calma. Quali sono le vostre Donatella, mi senti? Donatella, fermati un secondo, devi avvicinare il microfono all'ospite, velocemente, così lo sentiamo e poi vi salutiamo. Eccoci, sì. Prego Paolo. Allora, soprattutto per le politiche comuni europee che ci stanno bloccando in tutto e per tutto, qualsiasi cosa. E poi non abbiamo associazioni, qui in questi campi non abbiamo nessuna associazione
per cui siamo tutti liberi professionisti e continuiamo a fare questa protesta. Grazie. Donatella, lo racconteremo meglio nel TG Marche, ti ringraziamo per questo collegamento e ti salutiamo. Ora invece rientriamo in studio, vi presento i prossimi ospiti. Abbiamo Francesco Ruiz, psicologo, e Gabriele Barcaroli, perito tecnico forense, che saluto e a cui do il benvenuto. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno. Allora, questi esperti li abbiamo invitati per intanto... diciamo una tendenza che si sta sviluppando ormai in tutti i campi della società civile, quella che fa capo all'intelligenza artificiale, ma anche in merito ad una notizia piuttosto sensazionale, l'annuncio di Elon Musk di installare un microchip in un cervello umano. Allora, io vorrei andare prima dal dottor Ruiz, perché la cosa fa piuttosto scalpore, no? Verremo sostituiti dall'intelligenza artificiale anche proprio nelle nostre facoltà intellettive? Questo è il timore che abbiamo un po' tutti, già con Stephen Hawking nel 2014 che prospettò un avanzamento dell'intelligenza artificiale ed una riduzione dell'impiego della forza umana intellettiva, chiaramente, perché poi la nostra caratteristica è quella di essere intelligenti e di avere la coscienza, ma la coscienza veramente non si può sostituire, almeno fino adesso. Non so poi cosa succederà, questo è il senso. Quindi a suo avviso è ancora presto? È ancora presto per poterlo dire, c'è una qualità per esempio assolutamente umana che è l'empatia, che è insostituibile ad oggi. Non sapremo cosa succederà nei prossimi decenni. Chissà se ci sarà un algoritmo capace di interpretare i sentimenti, le emozioni. Sì, processare questi aspetti potrebbe anche essere effettuato da un'intelligenza artificiale, da un'intelligenza superiore, qualcuno la ritiene in questo modo. Però l'empatia, proprio come qualità umana di sentire l'altro e di portare l'altra persona nel proprio cuore, nella propria mente, questo è un atteggiamento e una posizione esistenziale che è difficilmente ripetibile ad oggi, ripeto, perché fino a qualche decennio fa non sapevamo cosa potesse produrre l'intelligenza artificiale. Oggi ne sappiamo un po' di più. Questo microchip che verrà installato nel cervello umano, l'obiettivo è un obiettivo etico assolutamente, però poi non sappiamo cosa succederà, perché la mente è veramente la mente, il cervello, parliamo dell'aspetto più carnale dell'essere umano, quindi il cervello stesso è una macchina assolutamente perfetta, fino ad oggi non è stata replicata in nessun modo, anche se qualcuno dice che esistono replicanti, ma assolutamente no ad oggi. Questo per quanto riguarda il cervello e quindi la biologia, figuriamoci la mente. La mente è ancora più complessa, perché la mente non è il cervello stesso, la mente è qualcosa che va oltre ed è un'interazione. Oggi sappiamo che la mente è relazionale, nel senso che si sviluppa nelle relazioni umane, però. Quindi non sappiamo cosa potrebbe succedere in una interazione tra un umano ed un replicante. Dottor Barcaroli, l'intelligenza artificiale, grazie dottor Ruiz, volevo chiedere se è già applicata nell'ambito delle indagini in qualche modo. Sicuramente. E se sì, come? Sicuramente sì, cioè, oggi le forze dell'ordine, la polizia postale mi viene in mente, riesce molto facilmente, monitorandoci anche tramite i nostri device, per capire quali possono essere magari dei profili di alcuni soggetti. Mi viene in mente l'antiterrorismo, non ultimo, qualche giorno fa c'è stato un ragazzo di origine giordana che ha fatto giustamente un atto vandalico nei confronti del consolato statunitense a Firenze. Beh, dopo pochi attimi, pochi giorni, è stato rintracciato grazie alla tracciatura che sono riusciti a fare. Sicuramente i nostri servizi di sicurezza, per la sicurezza del nostro Stato, fanno uso di queste nuove tecnologie. Certo è, e mi riallaccio a quello che diceva il dottore, che la cosa comincia a prendere una piega molto particolare.
non ultimo, stavo appunto documentando per questa intervista e mi sono imbattuto in un film di 55 anni fa, 2001, Odissea nello spazio, che comunque sia nella cinematografia è un punto di riferimento a livello mondiale. Stanley Kubrick 55 anni fa parlava di HAL 9000, che a un certo punto domina questi due astronauti che si trovano alla conquista di un altro pianeta. Non ultimo, nel 2001, un altro film, perché poi c'è anche questo tipo di protocollo che viene detto, che molte volte Hollywood ci manda dei segnali su quello che sarà il futuro. Nel 2001, Minority Report, un film con Tom Cruise, parla del controllo della delinquenza per mezzo dell'intelligenza artificiale. Quindi quello che oggi noi vediamo nei film, in un futuro prossimo, sicuramente verrà... poi mi collego all'ultima cosa che ho sentito stamattina. Ovvero noi abbiamo il nostro Presidente del Consiglio che sta in Giappone per il passaggio della Presidenza del G7. Ecco, oggi il nostro Presidente chiederà ufficialmente alle potenze mondiali che l'intelligenza artificiale sia al servizio dell'uomo e controllato dall'uomo. Ma perché si doveva chiedere questa cosa? Cioè, questa è una cosa che mi fa molto riflettere su quello però che sta... insomma, per evitare... Sicuramente, ma anche penso... Nel senso etico, cioè, ma non penso che si doveva chiedere, penso che doveva essere già incamerato, incardinato, di base, questo volevo dire. È questo che preoccupa, è questo che ci sta preoccupando. Questo che ci preoccupa, perché noi siamo dominati, noi esseri umani siamo dominati da un'etica di circostanza, per cui non c'è un fondo etico che ci contraddistingue, dovrebbe essere così chiaramente, però questo non avviene, mio malgrado lo devo osservare, lo osserviamo costantemente nella vita di tutti i giorni. Quindi avere la possibilità di definire con esattezza quelli che sono i limiti dell'intelligenza artificiale anche da un punto di vista etico, neurobiologico, perché poi l'applicazione, come dicevamo, di Elon Musk, l'applicazione di questi microchip nel cervello porta con sé un cambiamento della personalità, e quello che ci contraddistingue come esseri umani siamo noi come persone, la persona è diversa l'una dall'altra, certo, e non possiamo essere... È un po' inquietante comunque, sì, certo. Controllerà smartphone e computer, sì. Insomma, un computer che controllerà un computer, cioè noi saremmo degli involucri, diventeremo degli involucri, non so, sì, cosa. Sì. Ma già la Motorola negli anni 90, alla fine anni 90, primi 2000, già aveva fatto un progetto di investimento su questi microchip, dove appunto noi potevamo per mezzo del microchip cosa che oggi facciamo, fare i pagamenti, accendere le luci di casa, cioè creare la connessione tra la domotica, certo, di casa e la nostra persona, che comunque sia, se fatto passare come un servizio aggiuntivo in ausilio all'uomo, va benissimo. Se però questo può scaturire una cosa che noi non sappiamo, che possiamo però sospettare, la cosa comincia a prendere una piega molto particolare, insomma. Certo. Potrebbe però essere applicato in campo medico per chi ha, mi vengono in mente, demenze, problemi neurologici. Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, Scienza intendo. Per proprio la scienza, la neurobiologia potrebbe assolutamente beneficiare di queste innovazioni. Ancora non lo sappiamo in che modo può agire, perché a livello ideale effettivamente questa possibilità c'è, però poi nel momento in cui questo microchip verrà applicato nel cervello non si sa esattamente quale potrà essere l'effetto, perché un effetto immediato di una sostanza o di un oggetto all'interno della scatola cranica è di un aumento dell'infiammazione. Quando aumenta l'infiammazione nel cervello, le reazioni biologiche non si possono conoscere con esattezza. Eppure mi viene in mente che potrebbe essere, tornando un po' al campo delle indagini, anche una sorta, guardando proprio al futuro lontano, di scatola nera, no?
nel momento in cui c'è un caso di scomparsa, non si sa, insomma, se si è trattato di omicidio, di suicidio. Ed è quello che oggi facciamo con la tracciatura dello smartphone, cioè il momento in cui noi non dobbiamo rintracciare una persona o dove è stata una persona, ma sicuramente l'indagine parte dal nostro device che portiamo dietro per capire dove siamo stati, se siamo stati lì, se la cella dell'antenna si è collegata al telefono. Se abbiamo però utilizzato uno smartphone, se abbiamo incontrato, ci siamo imbattuti in una persona, no? Sicuramente sì. Un potenziale killer, c'è stata una colluttazione, ci abbiamo parlato, ecco, diciamo il chip potrebbe svelare. Ma sicuramente sarà molto più rapida l'indagine e arriveremo prima alla conclusione. Voglio capire se finalizzata, come diceva appunto il dottore, a quello che può essere l'ausilio all'uomo, ben venga. Se però questa tecnologia può essere lesiva per l'uomo, beh, allora stiamoci un attimo attenti, cerchiamo di creare appunto quello che può essere un'etica cristallizzata, bloccante, che non permetta a tutti di sviluppare contro l'uomo questa scienza. Questo mi sembra un appello, un modo, bah, sì, come sì, dire, una riflessione importante da fare e doverosa, anche se poi lei mi insegna che, insomma, quando si tratta di multinazionali, di profitti, quindi anche di commercio. Il potere nelle poche persone è sempre una cosa negativa, a mio avviso, ma è un mio modesto parere, insomma. Qui abbiamo un Elon Musk che riesce con la sua tecnologia, anche con le sue risorse economiche, a mandare missili nello spazio, a riprenderli e a rimandarli. Poi riesce a impiantare logicamente delle microchip nel cervello. Va bene, benissimo. L'importante, non vedo una grande partecipazione di stati a quella tecnologia, ma è un privato che mette a servizio quella tecnologia degli stati. Non lo so. Chissà se i disturbi psicologici, ecco, sì, potrebbero in qualche modo essere trattati anche attraverso l'intelligenza artificiale? Io lo spero. Non è che gli psicologi saranno sostituiti da, non so, da una macchina con un'intelligenza artificiale, dottor Luiz? Allora, spero di no, perché comunque spero di no. E a quello che sono, per quelle che sono le conoscenze di oggi, attuali, la relazione psicologica è una relazione tra due esseri umani. E questa relazione tra due esseri umani è veramente insostituibile. Fatta anche di imprevisti. Assolutamente, certo. È proprio l'essere umano che è imprevedibile e la sua stessa mente, che è in continua evoluzione. C'è un processo biologico che è quella dell'autocostruzione del proprio cervello in virtù delle esperienze che facciamo nella vita. Quindi questo è insostituibile e ad oggi non c'è un apparecchio che possa replicare questo processo. Quindi, insomma, lei non ha fiducia, diciamo, che possa sostituire in qualche modo, essere di supporto? Per quanto ho a cuore l'essere umano, io penso che veramente ad oggi non possa essere sostituito. Io spero che mai potrà accadere. Devo dire che le applicazioni sono molto standardizzate. Io stessa ho avuto l'opportunità di testare, insomma, come funziona una chat con l'intelligenza artificiale, devo dire, ma poi ci capita tutti i giorni anche nel contattare il gestore telefonico, è tutto così con queste chat credo regolate dall'intelligenza artificiale, che offre delle risposte molto standardizzate. Sì. No? E quindi a volte tu non riesci a trovare la risposta al tuo quesito e ti inalberi perché ti arriva sempre la stessa risposta. È chiaro che dall'altra parte c'è un algoritmo, c'è un computer che ti sta parlando, e non l'operatore con cui potresti sfogarti, ma certo, non puoi. È come per gli esseri umani, che è più importante fare la domanda giusta piuttosto che avere la risposta. Quindi formulare la domanda nel modo corretto è indispensabile. Per l'intelligenza artificiale, io stesso a volte utilizzo la chat per informazioni, per un piccolo aiuto nello stilare qualche articolo, però poi devo intervenire assolutamente io per dare il tono umano.
a tutto questo. Certo, le menti dei giovani andrebbero allenate, invece certo. Tra poco cercheremo di capire come se la cavano gli anziani di oggi con le nuove tecnologie, perché stanno facendo notevoli passi avanti rispetto certo. Ad alcuni anni fa, dopo la pubblicità però, rimanete con noi.